Marcello Socorsi e Giovanni Da Mario, questi due nomi individuati dall'Assemblea dei portatori di interesse che si è riunita nel pomeriggio nell'ex Casa Santa dell'Annunziata. Uno era stato proposto da Sbicca alla vigilia dell'appuntamento. Esprimo soddisfazione per l'individuazione dei nuovi membri CDA dell'ASP numero 2, realtà a cui Sulmona e Sulmonesi sono molto legati. Abbiamo operato con determinazione e particolare impegno per non deludere le aspettative dei cittadini in merito al futuro dell'ex Casa Santa dell'Annunziata, rimarca il sindaco Anna Maria Casini, che spiega di aver incontrato il consigliere comunale di Sbicca, Maurizio Barassone, e il portatore di interesse, consigliere comunale di minoranza, Antonio Di Rienzo, per condividere la proposta sulla nomina del nuovo CDA. In questo momento così delicato, riteniamo giusto condividere la responsabilità nella gestione di un ente così importante per tutto il territorio, aprendo a proposte autorevoli anche provenienti da altre forze politiche, al fine di individuare figure rappresentative e idonee per sollevare le sorti l'immagine della più antica istituzione della nostra città. 3 ore di confronto a porte chiuse, dove l'Assemblea dei portatori di interesse ha incontrato anche i consiglieri dimissionari e il direttore dimissionario prima dell'incontro formale, fuori a presidiare la zona la Polizia Municipale. Resta da sciogliere il nodo della presidenza, anche se circola con insistenza il nome dell'avvocato sulmonese Armando Valeri, ma l'ultima parola spetta alla Regione, che dovrà adottare una delibera di giunta per ratificare la nomina dei due consiglieri individuati e quella del presidente per ricomporre così il CDA.